cioè stiamo parlando di un libro che è una sceneggiatura. Il problema delle sceneggiature è che normalmente sono una noia mortale, come sanno perfettamente i registi, cioè sono una cosa assolutamente tecnica, ma di qua questo incontro, insomma, non è facilmente leggibile, non è interessante per chi sta leggendo qualcosa di diverso, per chi sta cercando effettivamente storie, avventure, sta cercando quello che un libro ti può dare. Invece è una sceneggiatura scritta assolutamente bene, è scritta con il mestiere dello scrittore e non utilizzando esclusivamente la penna dello sceneggiatore, mi diventa improvvisamente un oggetto, mi diventa un oggetto libro assolutamente leggibile e di nuovo interessante e di nuovo la cosa che puoi mettere sul comodino per sapere come vanno a finire le avventure dei protagonisti. Siamo molto sviluppare film dove all'interno abbiano sicuramente rilievo anche dei, chiamiamoli, visual effects, quindi lavorare su oniricità, lavorare su effetti dove l'uomo possa rimanere sbalordito, ok? Diciamo che è una materia che a me interessa molto e devo dire che in questa sceneggiatura ne ho trovate, ho trovato parecchi spunti, anzi a volte anche ho cercato di frenarmi, poi mi ha finito male oltre il budget, e devo dire che storie di angeli, cose misteriose, città eterna, sono tutti elementi che sicuramente aiutano a poter tirare su un film sicuramente molto originale, e sicuramente potrebbe essere anche un film da cominciare a sviluppare per nuove forme cinematografiche italiane. Per quanto riguarda la sintassi, sorprende in Lucia fin dall'inizio il suo stile secco, lapidario, sintetico, breve, molto molto conciso e molto molto denso. E queste sono le parole, sono parole, però io devo dimostrare adesso con l'analisi quello che ho affermato in questo momento, e ho scelto un episodio apparentemente insignificante, l'episodio in cui Nicolò, che è il protagonista, e Astolfo, che è un angelo umano, bello questo simbolo, cioè, a proposito, un angelo umano è molto bello come creazione di per sé, i due personaggi, Nicolò e Astolfo, sono assaliti improvvisamente da una banda di teppisti. Leggo il brevissimo episodio che nel mio testo a pagina 77, per chi avesse il testo a pagina, il libro a pagina 76. L'episodio è molto breve. È il segnale scatenante. I delinquenti si gettano addosso a Nicolò e Astolfo, colpendoli con pugni e calci. È un pestaggio breve e martellante, intenso. Quando i due crollano a terra, ne prendono ancora di calci. Poi il capo del segnale di ritirata. I due si rimettono in piedi a fatica. Nicolò ha un taglio sulla fronte e un labbro spaccato. Astolfo, che sangra dal naso, lo aiuta a tirarsi su. Ha uno strano modo di fare, come se trovasse naturale e prevedibile quello che è accaduto. Astolfo, questo è il male. Ecco, è bellissima la chiosa di Astolfo, che alla fine, dopo questo episodio violento, dopo questo passaggio, chiude il tutto, chiosa il tutto con soltanto quattro parole. Questo è il male. Ecco, Lucia non si dilunga, Astolfo non si dilunga a fare un'analisi di quello che è successo, ma sono soltanto quattro parole che a me hanno ricordato da vicino lo stile stringato e la vita di Tacito. Questo è il male, e noi qui possiamo poi ricostruire il male. Perché il male? Cos'è il male? Cosa produce il male? Perché è avvenuto questo? Il discorso dell'enigma, Lucia dice e non dice, accenna le cose, e la chiusura di questo episodio non poteva essere detta che in questo modo. Questo è il male, e noi poi riandiamo con la mente a fare tante considerazioni sul male, sul male. Ho creato apposta ambiguità e voglio lasciare apposta lo spettatore nell'ambiguità, anche perché quando si parla di sentimenti, per come la vedo io, chiarezza effettiva non c'è mai. Se tu metti la chiarezza nel sentimento, per come la vedo io, vuol dire che non hai capito che vuol dire un sentimento, perché un sentimento non può mai essere chiaro, non ci sono mai certezze effettive, quindi è sempre tutto un
cambiare in base a quello che succede, in base a come lo vivi e in base anche a come lo sai gestire. Un sentimento può vivere 100 anni come può morire dopo 2 giorni, in base anche agli atteggiamenti che tu hai e che lo possono alimentare o che lo possono anche bruciare in 2 minuti. Quindi sui sentimenti, visto che non ci sono certezze, io li tratto con l'ambiguità che gli è propria, perché è così che vanno trattati, secondo me.